Mario e i suoi amici entrarono nel varco spaziale, quindi raggiunsero la zona proibita. Nota anche con il nome di cimitero spaziale, aveva fama di risucchiare chi vi entrava. «Ancora un pochino, ci siamo quasi!» disse il giovane Squirps. Col suo sguardo scintillante e imperturbabile, Squirps continuava a spingersi avanti. Sarebbero riusciti i nostri eroi a mettere finalmente le mani sul cuore puro? Penso di sì, il misterioso Mr. L. Mr. L? Link? Ah, questa è la zona. Ci siamo, Squiggle! Questa è la zona proibita! Squirps ce l'ha fatta! Squirps è qui! Squirps non si trattiene più! Squirps si filerà via! Seguitemi quando potete! Ricordate però, reclute, questo posto è un labirinto complicatissimo! Perdersi all'ordine del giorno! Fate attenzione a dove andate, Squirp! Squirps vi incontrerà più avanti! Nel punto in cui il cuore puro aspetta! Ok, Squirps! Non riesco a credere che quella creatura se ne sia andata così. Devo dire però che sento la presenza del cuore puro, è qua nei dintorni. La zona proibita. Una cubi a mezz'aria, Ah, qua la gravità è tornata normale. Capisco. C'è qualche segreto qua, visto che posso salirci. Non si direbbe. Sto usando Bowser troppo poco, mi sembra. Vabbè, l'abbiamo ottenuto nell'ultimo livello, E nel punto... In questo punto del gioco nello spazio non cambia. Vabbè, in questo livello sì, ma negli ultimi tre non sarebbe cambiato molto. Ok, qua ti userò Bowser. Più facile occuparsi di queste cose con te. Oh, tanta vita però hanno. Yeah, money! Give me money. Give me my money. Hai subito un po' di danni da King Bowser. Money, money, money. Money, money, money. Whoa. Oops. Life. Dov'è l'ultima cosa? È rimasta, Aspetta un bel muro di fuoco qua. Boff. Bene. Bowser power. Guardiamoci in giro, va? Wow, una porta. Che altro? Niente, sembrerebbe. Pim 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 pim. Vabbè, entriamo prima nella porta segreta. Meglio di doverci tornare dopo. Però sono un labirinto, non voglio... Oh. It's a door. Oh. Rallentiamo, Yeah, siamo invincibili. Oh, maiale gigante, accidenti a te. Oh, wow. Questi me li ricordo. Praticamente li colpite tre volte e diventano sempre più piccoli e sempre più rapidi. Non ricordo il nome, ma sono dei maialini semplicemente. Boing! 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 E? Non vedo questo gran problema, ma... Sono già... Oh, una porta sotto sopra. Ok, questo può essere un problema. Salve! Ma queste sembrano delle rostelle.
Ah, già, queste formano una barriera attorno ad esse. Mi chiedo se posso, se riesco a confonderla. Ok, sì. E hanno poca vita, visto che appunto... Wow, chiave dimensionale, una chiave che apre, ok. Chiave dimensionale. Mi piace il look di questo posto, ma non vado matto per la musica. È tutto così high tech! High tech, 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 tech. Hai, 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 hai. Oh, no, c'è un'altra porta sotto sopra. Beh, non ho ancora incontrato porte chiuse, ma questa chiave tornerà utile prima o poi. Vero, Girondello? Fammi una canzone sulla chiave. Questa chiave non ha confini, non riesce a entrare in una porta senza uscirne subito dopo. C'è un maiale! Altri maiali! Altri maiali! Aha! Fermiamolo sul nascere, arriva! Yeah! Wow, danno un sacco di soldi! Oh, perché sono maialini salvadanaio? O qualcosa del genere, non lo so. Ne vedo un altro là sopra. Ah, non c'era in Mario, Super Mario Land 2 delle specie di maiali del genere? Non mi ricordo. Cioè, non così, ma c'erano tre maiali come boss da qualche parte. Può darsi? Non ne sono sicuro, però. Magari mi sbaglio. Ops! Magari mi sbaglio. È stata una buona idea portarci dietro la chiave. Wow! Sotto sopra. Faigo. Come on, pig! You pig, 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 pigster! I'm fucking Bowser! Come hai colpito? Non è nato maialino. I comandi sono invertiti. Oh my god. Oh, we are sideways. Sì, sono invertiti. Sono adattati alla posizione in cui siete. Very nice. Bruce, infame. Wow, level up. Grande pausa. Non arriva un'altra. Facciamo fuori anche questa prima che faccia danno. Quasi troppo forte il fiato di Bowser in questo gioco. Tanto per non fare caos, no? Perché le dimensioni non sono già incasinate abbastanza. Bisogna metterci di profilo, di traverso. Oh my god! Oh Jesus! È impossibile da navigare questo posto in 3D. Avevo una mezza idea di usare Peach per andare dall'altro lato di quel precipizio. Qua, di là. Peach power! Go! Yeah! Una porta. Peach, dove sei? I'm in space! Ok. She's in space! Space, 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 scendo le scale e ti ammazzo. Uha! Ihuha! Ed è tutto qua? Naturalmente no. Naturalmente bisognerà acquistare una prospettiva diversa per... Ah, questi sono rapidi ma hanno pochi PV, no? Beh, ne avranno almeno 7-8 perché Bowser è abbastanza, ma Mario no, a quanto pare. Non voglio premere quella freccia perché mi sembra di ricordarmi cosa fa.
non è particolarmente simpatica. Ok. No, non sei ancora KO'te. Non posso colpirti in nessun modo, però. Potrei manolarti. Rage. No! Ok. Fuck you! Fuck you! Ok. Questo praticamente inverte la gravità. Questo da sopra a sotto. Ci saranno interruttori simili più avanti. Ora non so se questa è la giusta via, perché non so nemmeno dove mi trovo. Infatti è già un bel labirinto questo posto. Pigs! Piggy McPig! Ehi, devo usare ancora Peach. Mi confonde. Di qua sono già stato perché lì c'è un blocco. Mario Power. Porta, ok. Più o meno quadra tutto. Where am I? C'è un tubo lì. È uno scrigno. Chiave per questo scrigno. Ma non c'è nessun blocco, vero? Ok, immagino che dovrò reinvertire la gravità ora. Questi giochi di gravità. Mario Galaxy si invertiva da solo, giusto? Non ricordo se ci fosse un punto in cui la gravità andava invertita manualmente proprio. E suppongo che prendendo la porta che ho evitato prima arriverò direttamente nel luogo dove c'è la porta chiusa. Quindi no trouble, no problem. No Mario, no party. Qui. Mi sto sbagliando. O forse no, forse c'è un'altra porta. Da qualche parte qui. È questa? Non c'è altro lì, quindi sarà questa. Questa zona mi confonde. Allora, c'è il tubo e c'è la porta chiusa. Il tubo, dove mi porterai? Oh, money! Oh, è solo una linea. E qui c'è il blocco. Tutto qua. Grande extra, fratello. Potevo farne a meno. A meno che c'è qualcosa qua dietro, ma ne dubito fortemente, no. No, let's go back. Ok, chiave dimensionale. Posso passare di qua? No. Inverti! Reinverti! Ho sbagliato, vero? Prima di reinvertire, andiamo a vedere una cosa. Ah, ok. Oh! Vabbè, questa è abbastanza ovvia. Qui c'è una porta nascosta, la renderò visibile per te. Thank you! Ozcaressama! Bowser? Oh!
sì che non ho le mani grandi, quindi non dovrebbe essere un problema premere tasti del genere. Wow! Dragons! Oh! Sarà divertente questo. Mi gira di 90 gradi la gravità ogni volta. So che c'è un altro. Ah, ok. Wow! Girami! Come sempre sono curioso, quindi dovrò andare a vedere anche di qua se c'è qualcosa. Switchiamo brevemente a Mario. No. Nulla di interessante. Whip, whip! Ok. Let's go. Tra l'altro questa è l'ultima parte del capitolo. E lì c'è un sa... Io non ho una chiave, vero? F! Ho mancato una chiave da qualche parte. Damn it! Qui c'è qual... Ah, niente, ok. Dove ho mancato una chiave? Maledire me stesso allora. Oh cavolo, non ho fatto l'inversione. Ci credo. Ecco. Non ho esplorato questo lato perché troppo stupido per premere il pulsante. Dragon. È questa probabilmente la porta che mi porta alla porta, cioè la chiave. Oh, eccoti lì, chiave. Suppongo sia la chiave. Oh, altre porte! Ok, mi porteranno in giro per il mondo. Ok. Whip. Tre blocchi. Wow, non mi serve così tanta cura. Let's go! Upside down, right? Yeah. Oh, give me that key. Yeah. Il salvataggio primo dalla porta e tutti questi funghi, beh. Se non sono un indizio abbastanza chiaro per voi di cosa sta per arrivare. Avete molto da imparare sui videogames. E sulla serie Paper Mario. È sempre stato così, fin dai tempi in cui... Non lo so, fin dal primo Paper Mario. Mario Luigi non è così frequente la cosa, ma Mario Luigi potete portare strumenti praticamente in maniera praticamente illimitata, quindi... Quindi in sé non c'è il problema di curarsi. Sembra che in uno dei giochi ci sono quei blocchi che curano completamente, ma sono davvero rari. Ci sono in un paio di occasioni e basta. E sono praticamente inutili, perché a quel punto avrete un sacco di sciroppi, funghi e roba varia, quindi... Ok. Non so, teniamo Bowser! Per cambiare ogni tanto chi passa per la porta. Eccoci, tale quale la prima. Lumaconi! Chi parla? Ah, Lumaconi! Per Squirpinimpina! Squips era stanco di aspettare, stava per andarsene! Il cuore pure più in avanti, reclute! Squirps, ben fatto, sei un tipo sveglio. Squirbo Squick, smettila! Squirps è imbarazzato! Un attimo, di chi mai era quella voce, Squo? Oh! Squirp!
Vulce spaziale, stai bene? Chi sei? Zorro? Io? Sono solo uno degli sgherri migliori del Conte Cenere, la Saetta Verde! Wow! Mister L! Mister L? Mister L, ma che vuol dire? No, no, non farmi complimenti, lo so già che è un bel nome, e non sforzarti di impararlo. Perché, beh, sto per darti degna sepoltura in mare, voglio dire, nello spazio. Oh, il re di tutti i ciarlatani, e tu dovresti farmi paura? Difenditi! Wow! Battaglia boss contro Mister L! E salta come un pro, a quanto vedo. Oh, ti ha fatto un po' male, eh? Ok. Protessio! Col cavolo che ti curi, man! Tutto qua, Mister L! Ah, notevole! Non mi resta che un'unica cosa da fare. Vieni a me, Robo Fratello! Robo Fratello? Wow! Mi ricorda qualcuno con la faccia, ma... Ti piace? Questo è il mio amato fratello di ferro. Siamo uniti da un legame spirituale. Sì, il suo nome è Frabot! Abbiamo giocato abbastanza. È giunta l'ora di soffrire. Wow! Adoro questa musica. Grazie alle leggi gravitazionali il potenziale di Frabot si realizza pieno. Ehi, mister sempre be... Oh Cristo! Ehi, mister sempre beffato dal tappeto baffuto. Befferò la tua brutta faccia. Wow, battaglia in spazio! Usiamo Peach per questo, dai. No, oh, capisco. Oh, quanto adoro questa musica. Missile. Oh, il cioccolato sono dei potenziamenti. Scissione, wow. Barriera, woohoo! Space power! Fuck you, Frabot! I'm in space! Laser! Ho la barriera, ho la barriera! Oh, adesso non più. Ok, mettiamo il laser. Cos'è? Missile! Woohoo! Quanti danni fa? Questa è la scissione, oh! Pensi di potergli riflettere indietro in... Ah, mi sono difeso abbastanza bene. Aia. Non mi faccio problemi con te, man. Yeah. Ehi, ma non è possibile. Dici che non è possibile? No. Come hai fatto a battere Frabot? Ah, ti lascerò andare per quest'oggi. Ma ricorda, la prossima volta la fortuna bacerà me, Mister L. Quel Mister L, ho l'impressione di averlo già incontrato. Anch'io, ma non so. C'è solo punta della lingua. Ce la siamo vista brutta, Squirp! Dobbiamo rimetterci in sesto, reclute! Il cuore puro ci aspetta, andiamo, Squinkles! Ok. I'm a Peach, I'm gonna win! Mammina! Squirps ha portato tutti a destinazione! Finalmente siamo arrivati! Su, dite ciao alla mammina di Squirps! La mammina? Wow! Sì, lei è la mamma di Squirps! La regina di Squirpia! Il suo nome è Squirpina... 14esima! La regina è tua mamma? Allora tu sei... Squirps è il principe di Squirpia, che un tempo fu un grande regno! Il mio vero nome è Squirp Corgalines Squirpinus! Scusate se non ve l'ho detto, Squirps ha promesso di non dirlo, poteva correre pericoli!
Molto tempo fa mia madre fu preannunciata alla distruzione del mondo. Per proteggersi dalla fine avevamo bisogno del cuore puro. Mamma nascose il cuore puro nella zona proibita dove nessuno l'avrebbe trovato. E 1500 anni fa Squirps fu messo a dormire in una capsula ibernante. Squirpy! Il compito di Squirps era di portare qui l'eroe per proteggere il mondo. Oh, Squirps. Il principe di Squirpia! Squirps ha un messaggio della regina da recapitare. Ti conferisco il cuore puro nella speranza che tu salvi il mondo. Ecco, prendi, Squirp! Oh, grazie, Squirp. Beh, alla fine non era malvagio. Yeah! Pixel Dance! Pixel Dance! Girondello canta per noi? Certo, mio signore. Hai ottenuto cuore puro! Fine livello! Yeah! Niente male. Fiu, ora che Squirps è rilassato, Squirps si sente un po' stanco! Annunciò Squirps. Detto questo, Squirps si sdraiò davanti alla statua della sua amata mammina. Mamma, disse dolcemente, ho fatto del mio meglio, vero? Sei orgogliosa di me? Poi lentamente il giovane Squirps chiuse gli occhi. La missione era stata un grosso peso da sopportare, ma lui ne era orgoglioso. Ricorda un po' la storia di Superman. Un po' solo, solo un po'. Salviamo. E ora ci aspetterà un po' di storia. Oh, sono al completo. Ragazzi, avvicinatevi, ok? Faremo un meeting d'orientamento per il nuovo sgherro. Lui è Mr. L e arriva direttamente dall'azienda dei nostri concorrenti. Devo dire che non sono molto impressionato. Affatto. Ora mi è chiaro perché le avete prese fino ad ora. Siete degli apprendisti. Apprendisti? Vi è qua che te presento Martello e suo fratello Incudine. Non vorrei dire, Mr. L, ma non sei stato battuto anche tu? Forse l'apprendista sei tu. Battuto, dici? Oh, lo stavo solo studiando, cara. La prossima volta sarà mio. Oh, bella posa, però. Sì, conoscerà la furia dell'unico e solo Mr. L, detto anche la saetta verde. Ma basta parlare di me, devo fare alcune modifiche al mio Frabot. Ci vediamo! Anche se l'uomo in rosso dispone di incredibili poteri, uno si ergerà contro di lui. L'uomo in verde userà la forza del cuore oscuro per far avanzare il buio. Così è scritto nel Propheticus Tenebre. Stai dicendo che l'uomo in verde è il nostro cattivo in prova, Mr. L? Che? Sta cosa c'ha senso come un gelato ai broccoli! Calmati, pugnozzo! Preparati! Il Conte Cenere ha una missione per te! Ah, ecco una cosa sensata! Sarà un onore, Conte! Io, pugnozzo, te giuro che stero e incontrerai i miei pugni faccia a faccia! Pugnozzo torna in azione, eh? Quanto ardore! Bene, bene, immagino che sia da ammirare! Ora, se volete scusarmi, anch'io me ne vado! Ciao! Così la piccola Mimì non è stata invitata alla festa? Che tristezza! Non vorrei fare la questa feste, ma Pugnozzo potrebbe non... Addirittura anche Dimenzio, Mimì e Mister L potrebbero non essere all'altezza. L'eroe raccoglierà i cuori puri e verrà qui. Verrà per te. Tutto va secondo i piani, te l'assicura il Conte Cenere. È strano. Nessuno ha mai amato l'universo come lo amavi tu. Eppure ora vuoi distruggerlo. Ora basta, Anastasia. Se potessi, io... Cosa faresti? Se solo fossi stata io quella ragazza, le cose sarebbero andate in maniera diversa. Lei non può essere sostituita. Non potrei mai riuscirci. Anastasia. Già, mi spiace. Pensavo ad alta voce. Se n'è andata. Via. Via da tutti i mondi, per non tornare. Cosa stavi pensando? Non è possibile, non ce lo permetteranno. Se non possiamo essere felici qui, dobbiamo trovare un luogo che accetti il nostro amore. Ma
Blumiere, esisterà un posto simile? Rifletti, non voglio più vederti soffrire. Se il nostro amore non ha dimora, cerchiamone una insieme. Te lo chiedo ancora. Farfalla, sposami. Ti saprò rendere felice. Non ti arrendi, vero? Di tutti i pazzi ostinati che ho incontrato. Farfalla, rispondimi, ti prego. Blumiere, ti amo. Portami via. Portami dove potremo essere felici. Ok, basta. Abbiamo raccolto 5 cuori puri, sta diventando una bella collezione. Che vi avevo detto, eh? Con il re di ogni malvagità al fianco nulla può andare storto. Già, detto ciò, dobbiamo anche ringraziare Squirps per averci aiutato. Senza di lui... Sai, Consilia, ultimamente mi sembri diversa. Sembri più rilassata, è un bel cambiamento. Dici davvero? Beh, da quando mi avete salvato a Fortegino mi sento proprio bene. Sento che potrei stare sempre insieme a Mario. Mi? Siete tornati? Merlo, immagino. Eccolo. Com'è andata stavolta? Avete trovato un altro cuore puro nello spazio? Sì, abbiamo trovato il quinto cuore puro. Oh! Non ti sentivi bene? Poco fa. Ma che c'è? Consilia! Cosa è successo? Venite tutti a casa mia, presto, sbrigatevi! Ma non si sentiva bene un attimo fa, che è successo, Consilia? Molto bene, riuniamoci qui e riposiamoci un po', sono preoccupato. Consilia potrebbe non riuscire a mantenere la sua forma ancora a lungo. La sua forma? Cosa vuol dire? Vedete, Consilia non è stato sempre un pixel. La trovai nella sua vera forma, esausta, costretta a vagare tra le dimensioni. Era viva per miracolo, fu così che presi una decisione disperata. Usando la magia dei miei antenati la tramutai in un pixel. Così nacque Consilia. Non riesco a crederci. Da dove viene allora, Consilia? Aveva perso la memoria, non ho idea di chi sia o da dove provenga, ma sono convinto che non sia stato il caso a farmela incontrare. Il fato ci unisce. E in queste cose il mio intuito si sbaglia raramente. Wow! Immagino che sia il vuoto. Il vuoto è cresciuto ancora. E purtroppo queste scosse sono diventate comuni. La situazione si fa sempre più preoccupante. Gli eventi descritti nel Propheticus Lucis potranno davvero fermare il disastro? Veglierò io su Consilia. Giovani eroi, prendete il cuore puro e trovate la colonna del cuore. Sarà una buona idea, perché... Quinto cuore puro... Quarto mondo. No, ho usato il tavolino che usava per il libro per Consilia. Speriamo che si sentirà meglio per quando torniamo. Se il gioco evita di entrarmi in ogni porta a cui passo davanti, che succede? Che succede? Come on. Vorrei chiudere l'episodio qua, perché è parecchio che registro. Ecco, sto andando dritto, perfetto, ok. La prossima volta faremo un po' di roba extra, perché... Ora che abbiamo Girondello c'è qualcosa che possiamo fare di molto molto utile. No, non è vero, non è molto utile. E comunque, smetto di parlare perché sennò sparo aggettivi a caso. Comunque, grazie all'attenzione e alla prossima. Buonanotte, statemi bene.